Ciao amici, bentrovati in questo nuovo video. Siamo arrivati anche a marzo, sta cominciando proprio in questi giorni e per un boscaiolo, per uno che frequenta molto il bosco e comunque la montagna e la natura come me, notare che già i primissimi segnali di risveglio di quest'ultima cominciano a farsi notare. Devo dire che nonostante dopo tutte le stagioni sono bellissime, l'estate per i suoi motivi, ecco, l'autunno, l'inverno, però anche la primavera che si sta comunque avvicinando, anche se non ci siamo ancora, qualche ritorno di coda del freddo ci potrebbe stare benissimo e molto probabilmente ci sarà. Però, come dicevo, marzo comincia a far apparire i primi segnali. Ecco, io paragonerei quasi come dopo una dormita dove siamo stati distesi, la mattina, questi giorni che stiamo vivendo sono proprio i primi movimenti che facciamo nel letto, che non siamo ancora proprio del tutto svegli, però si comincia a percepire che il sonno profondo ci sta lasciando. Perché comincio a dire queste cose in questo video? Proprio perché è una cosa che sto notando, ho notato in special modo nell'ultima passeggiata che sono andato a fare in compagnia, come vi dicevo che avrei fatto, di Francesca Rocco con la mia socia Lana. Abbiamo fatto un bellissimo percorso che logicamente seguirà queste parole e siamo arrivati fino su, sopra qua al lago di Gramolazzo, al paesino di Agliano. In un percorso particolarissimo e molto bello, che logicamente non è l'unico sentiero o comunque strada che porti al paese, ma noi siamo passati proprio tutto in mezzo al bosco, entrando direttamente in paese proprio dal bosco. Vi lascio immaginare che spettacolo che possa essere incamminarsi dentro il bosco, perdersi proprio nel bosco più completo e rispuntare poi in un piccolo sentierino già in mezzo alle case per entrare in paese. È stata una cosa per me fantastica, non lo avevo mai fatto e è stato bellissimo, ma la cosa più bella è stato veramente il percorso per andare su nel bosco, in questo bosco un po' misto, però diciamo prevalentemente di querce, dove ho potuto veramente riscontrare che appena sciolta la neve, i primi segnali primaverili si fanno già vedere e infatti se seguirete il video li vedrete anche voi. Ho voluto cominciare questo video con questa piccola premessa perché secondo me era doverosa per questo cambio di stagione che stiamo preparandoci per il momento ad affrontare, perché come ripeto, la primavera ancora è soltanto un lieve profumo nell'aria, non è ancora così evidente, però come vi dicevo, probabilmente persone che vivono in campagna o in montagna, che comunque vivono a stretto contatto tutto l'anno con la natura, riescono a percepire questi piccolissimi cambiamenti già quando non sono ancora così evidenti, magari da tutte le parti. E quindi sì. Dopo un video di bufera, di neve e di inverno ancora pieno, e il meteo ormai lo sappiamo che è un po' pazzo, segue subito questo video dove invece c'è già un piccolissimo risveglio della natura. Non ho proprio altro da aggiungere e vi lascio al video.
Acqua fresca fatta. Buongiorno amici, ben trovati in questo nuovo video. Come avete visto, ho lasciato le scene iniziali che fanno un po' la differenza, perché la prima era girata ieri quando veniva un'abbondante nevicata, mentre la seconda è di questa mattina appena uscito il sole ed è già completamente tutto sciolto. Ecco, c'è comunque una bella giornata. L'effetto mi piaceva, ho voluto lasciare la doppia ripresa così per far vedere il prima e il dopo. E invece stamani, il video scorso, poi ho fatto il video sulla neve, sono andato in giro con la lana, se qualcuno non l'avesse ancora visto lo può andare a recuperare. È stata una bellissima giornata con un po' di tormenta di neve e poi un po' logicamente anche nella pace sono andato a fare qualche scorcio, quando invece mi ricordo che in quello ancora precedente avevo promesso che avrei fatto un'escursione con Francesca e Rocco, che però andremo a recuperare proprio oggi. Perché ci siamo messi d'accordo, la giornata è ideale, quindi adesso li stiamo aspettando, abbiamo appuntamento tra poco e vi portiamo con noi in un posto veramente spettacolare. Vuoi andare a fare un girettino? Eccoci qua raga, ci siamo fermati a fare una sosta in questa radura proprio sopra il lago, intanto che, come avete visto, stiamo percorrendo questo sentiero che ci porta nel bosco. Veramente spettacolare intanto queste riprese che ho fatto, e ringrazio già da subito la nostra amica Fra e il grande Rocco che ci sta facendo da cicerone, eh? È lui che sa il percorso. Invece la lana, come sempre, è già alla ricerca di qualcosa di interessante. Eccoci qua raga, abbiamo fatto una pausa perché Rocco ha trovato una tana di lucertola e non è intenzionato a fargliela passare liscia. Ecco che arriva Manforte. Ma che spettacolo e che precocità la primavera quest'anno che vuole avere. La Fra mi ha anche detto che sono dei narcisi, cosa che io non avrei mai saputo, sinceramente. Li avrei chiamati comunemente fiori gialli. Spettacolo! No ragazzi, guardate che spettacolo. Siamo arrivati qua nel sentiero, nel bosco, che è già una ventina di minuti abbondanti che stiamo camminando. Ci sono anche le ultime tracce di neve. E poi girandoci di qua, ho dovuto rimettere il guinzaglio alla lana perché stiamo entrando direttamente in paese. Guardate, si passa qua in questo viottolino che esce proprio dal bosco e si passa subito in mezzo alle case. È una cosa veramente spettacolare. E questo è il paesino di Agliano. Infatti, come vedete, appena usciti fuori da questo viottolino,
Qua c'è la descrizione del paesino d'Agliano. Qua vi faccio vedere velocemente anche la piazzetta. Alla prossima.